Sì, non mi ricordo, non era questa la battuta per cui Totò rise, ma una delle prime che portai a Metz e Marchesi, che avevano dato il copione di Totò Tarzan, era una battuta dove arrivava un gruppo di europei, c'era uno scienziato, una improbabile scienziata che era una Miss Italia, Tamara Liss, bellissima. E Tarzan su Totò subito notava lei tra nel gruppo della delegazione e diceva Tamara Liss, che era bellissima, e si presentava educatamente, diceva io Tarzan, lei Cheetah, scimmietta, tu Bona. Ecco, questo mi piace molto a Totò, no, a Metz e A me Marchesi, fu la prima Mentre credo, così almeno ricostruiamo filologicamente, perché se non è vero, almeno questo qua rimane l'approvazione da parte di Totò della lettera famosa, era quello, no? Di Totò per fino alla Malapena. ho rivisto la lettera dei fratelli di Totò e Peppino al nipote, no, alla ballerina Dorian Gray, di cui era preso il nipote che studiava a Milano, e mi dedicai a quella lettera, però non credo neanche fosse quello Totò, anche perché era una lunga cosa la lettera, no, era una battuta, non mi ricordo quale. Quella lettera l'hai scritta tutta tutta, No, no? devo dire che c'era già la lettera scritta da Metz e Marchesi, io l'ho rimpolpata con alcune idiozie, data la moria delle vacche di quest'anno, ecco qua così, insomma. Ma il punto, punto e L'impianto epistolare l'ha già fatto da... anche punto, punto e virgola, bandiamo quelle... Quella è tua? Aspetta, prendi una testa. Forse ricorderete, no? Poi anni dopo c'è una lettera che si ispira a quella, no? Non ci resta di piangere, no? Sì, Massimo era un cultore di Totò, gli piaceva moltissimo, sapeva a memoria tutti i film di Totò, Massimo Troisi, e in un film appunto con Benigni, che era Non ci resta che piangere, hanno rifatto Mancini, come citazione proprio, la lettera che loro due scrivono, Benigni e credo... Era, no, era Savonarola, chi lo mandava? Savonarola, sì, ricordavo. No, è bello che tu dica, no, che poi l'Oscar, uno dei premi, o il premio più bello, quello della risata di Totò. Come viveva Totò, però? Possiamo chiederlo, no? Perché, Come come tutti Totò, noi, come no, Totò, anzi. come Totò, perché Totò era uguale nella vita, come succede ai grandi attori, a lui, a Sordi, due proprio che erano identici nella vita, da come si vedevano sullo schermo. E Totò era, appunto, rideva come avrebbe riso in un film di Totò.